Il servizio di bike sharing che collega il Cadore dalle Tre Cime a Perarolo ora è realtà. Inaugurato nel pomeriggio di sabato ad Auronzo alla presenza di numerose autorità, il bike sharing Tre Cime Cadore, un progetto unitario che ha visto la condivisione di fondi e risorse al fine di costruire insieme una nuova prospettiva per la zona, all'insegna della mobilità ecosostenibile e del contatto con la natura, sviluppando sempre di più il settore del cicloturismo anche in montagna. È una delle 70 misure che ho inserito nel piano aria che il Consiglio regionale ha approvato in questa legislatura. Tra l'altro qui stiamo parlando di un intervento assolutamente importante che riguarda una decina di comuni in provincia di Belluno. L'80% dei finanziamenti sul bike sharing sono finiti in provincia di Belluno, in modo particolare nel Cadore, e stiamo parlando di un investimento di oltre 300.000 euro che serve per la qualità dell'ambiente, ma serve anche per lo sviluppo del turismo. Le stazioni del bike sharing sono in tutto 15, suddivise nei comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo, Domegge, Calalzo, Pieve e Perarolo. Sarà possibile utilizzare le bici pagando una tariffa oraria tramite una tessera ricaricabile o scaricando l'app Bici in Città. In totale le bici sono 73, 53 elettriche che potranno essere ricaricate nelle varie colonnine, alle quali si aggiungono 20 mountain bike a forza muscolare. Il progetto è stato cofinanziato da un bando regionale e dai fondi dei comuni di confine, oltre che dai singoli enti e in particolare dall'Unione Montana Centro Cadore, che ha avuto un ruolo fondamentale. L'Unione Montana ci ha sempre creduto in un territorio unito e nel momento in cui verranno completate e ultimate le ciclabili, sicuramente la partenza da Misurina per arrivare fino all'estremità dell'Unione Montana, quindi il comune di Perarolo, diventerà la spina dorsale di un nuovo servizio. Oltre all'assessore Bottacini e al presidente dell'Unione Montana, erano presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte dal progetto, il presidente della provincia Roberto Padrin e il senatore bellunese della Lega Paolo Saviane.